ieri lei ha fatto un accenno, sì, prego, a una richiesta che Lima le fece, sì, di appoggio del voto degli amici in occasione delle elezioni regionali del 1991. Ci vuole ritornare su questo argomento? Sì. E ci vuole dire che cosa le chiese Lima, che cosa fece lei, che cosa fece dunque, la Dunque, fui nell'occasione che io comunicai a Lima che correva serio pericolo di vita. E fu nell'occasione che io... Ecco, perché intanto correva serio pericolo di vita? Serio pericolo di vita, in quanto veniva attribuito, era un fatto trasversale, perché veniva attribuita la responsabilità del decreto Andreotti, cioè praticamente del fatto che furono riportati in prigione tutti quei personaggi che erano appena usciti dopo 10 giorni, del macchisi processo per scadenza di termine, era stato imputato a lui, cioè dice, è stato Andreotti, ora ci facciamo vedere quello che gli succede a Lima. Lo capii io perché c'è stato Giovanni Brusca che un bel giorno si presentò da me e come aria che se parlassimo di cose da niente mi disse: Angelo, tu se fosse una specie di gioco della torre, se fosse per te, chi ammazzeresti? Lima o Mannino? Io saltai in aria, perché capisco che non è che lui mi veniva a fare il gioco della torre, chi butteresti dalla torre, Lima o Mannino? Era effettivamente una minaccia ben precisa. E sentivo le lamentele che c'erano, ma questi che hanno fatto, perciò di cristiani, niscero dopo 10 giorni arrestato, capivo benissimo che era una seria minaccia. E ci disse, forse veramente sono stato un cattivo consigliere, perché ci ho detto, attenzione, qualsiasi, guarda che è una cosa che avrebbe un risvolto generale terribile, perché... Guarda che la reazione, ci sarebbe una reazione fortissima se tu vai a ammazzare due personaggi di questa importanza, uno di due questi personaggi, perché sarebbe un grossissimo problema. Stai attento, non toccare Lima, perché se tocchi Lima destabilizzi Andreotti, ne fai un tavolo zoppo, perché Lima è uno che sostiene Andreotti e sarebbe, guarda, la fine. Chi lo disse queste cose, chi le disse? A Giovanni Brusca. Giovanni Brusca, Sornione, perché praticamente non è che lui si aprisse molto con me, lui mi buttava così queste cose. A chi ammazziamo? A Mannino o a Lima? Si immagina, signor Presidente, come io potevo essere preoccupato. Quindi immediatamente lei, lei lo riferisce a Lima? Sì, immediatamente lo riferisco a Lima, alla presenza di Ignazio Salvo, testimone muto della cosa, che questa volta non fu muto. Quando lui mi disse, ma sì, usaccio, ci vuole ammazzare, mi vuole ammazzare, ci piace, io i sindaci socialisti. Aspetti, chi è che parla? Lima. Può tradurre in italiano? Lima. Certamente. Senta questa notizia da lei e dice? Lima mi dice, praticamente, sì, so che mi vogliono ammazzare, lo so, ne sono al corrente. Ma che ci pare? Un preside, cioè il preside era un modo di chiamare l'onorevole Andreotti da parte dell'onorevole Lima. Lo chiamava un preside, era una contrazione di un presidente. Lui lo chiamava un preside. Un preside si pare che suscurdava chi duchi fecero cavutare i socialisti, cioè il presidente se lo scordava quello che avevano fatto di votare per i socialisti, ha la memoria di un cammello e si levò la pietra dalla scarpa. Questo è stato letterale quello che mi disse. Nella stessa occasione il Ignazio Salvo ci disse, Totò, che lo chiamava Totò, stai attento, non ti preoccupare che a te non ti ammazzano. Ed erano tranquilli, perché naturalmente il Lima si fidava molto
di quello che era la caratura mafiosa di Ignazio Salvo. Quindi Lima non fu preoccupato a seguito di questa notizia. Come? Lima quindi non manifestò preoccupazione a seguito. Per niente. Per niente. Per niente. Ma senta, il discorso è iniziato con l'elezione del 1991. Sì. Questo iniziale... dialogo, mi scusi un attimo, questo dialogo con Giovanni Brusca avviene pure nel 1991? Sì, sì, avviene. Perfetto. Sempre nel 91, prima che sappiamo della questione del rapporto mafia-appalti. Oh, avviene prima delle elezioni regionali del 91 questo dialogo con sì, Brusca? Sì, avviene prima delle elezioni regionali del 91. Perfetto. Lima mi dice, aiutami, perché in questo modo io acquisto più validità, posso dire una parola di più e ti aiuterò anche nella risoluzione del processo tuo. Ho capito. Lima le chiede di aiutarlo in che cosa? Aiutarlo politicamente. Oh, appunto. E che cosa fa? Oltre che mi ha chiesto altre cose, che però penso che non è il momento di parlare. Praticamente mi dice aiutami per questa tornata elettorale, cioè le regionali del 91. Esattamente. Immediatamente io vado a Giovanni Brusca e scusi un attimo, vado a Giovanni Brusca col quale aveva già fatto quel discorso? Quale? Quello della... Sì. Avevamo già fatto questo discorso. Vado a Giovanni Brusca. Nel momento che Giovanni Brusca apprende da me questo il desiderata di Lima, mi dice stai attento a quello che fai perché ti rompo tutte e due le gambe, e perché non devi fare niente, assolutamente non ti devi occupare di questo. Io ci dico Giovanni, ma io neanche a livello personale mi posso occupare di questa cosa. No, perché tu ormai sei etichettato. Quando tu ti presenti da una persona sanno chi sei o chi non sei, per cui evidentemente nel minuto che tu vai a dare aiuto a questo personaggio significa che siamo noi che ti aiutiamo. Questa è la situazione. E io mi sono bloccato finché sono stato richiamato tempo dopo da Lima, e sempre alla presenza di Ignazio Salvo mi disse che avevano avuto l'autorizzazione, cioè praticamente erano stati autorizzati a fare votare DC da parte della mafia, cioè la mafia votava DC, era stato autorizzato il mio interessamento, cioè il fatto che dovevo fare questa cosa, c'era il placet dei mafiosi. Signor Presidente, devo dire che io avevo potevo fare un notevole apporto di voti gestendo gli appalti minuti. Aspetti un attimo, prego. Ora diciamo qual è il tuo apporto. E lei che fa? Ricevuta questa comunicazione da parte di Lima Ignazio Salvo, si attiva subito? No, ci dico immediatamente, ma va a scusare, Ron Ignazio, ma a me questo non mi basta, mi deve scusare, Don Ignazio, ma a me questo non mi basta, io lo dico e poi lo traduco. E praticamente non mi basta quello che mi sta dicendo lei, io mi rivolgo a chi sa lei e praticamente se mi autorizzano va bene. Infatti parlo con Giovanni Brusca e ci dico guarda che mi hanno detto questa situazione. Diciamo che Giovanni Brusca fino a un certo tempo, fino al 91 proprio, non sapeva del rapporto che avevo io, non sapeva che era il mio rapporto privilegiato con chi l'avevo, a chi portavo i soldi degli appalti, non lo sapeva. Cominciò a capirlo proprio nel 91, quando io gli dissi che avevo di questo tipo di rapporti per ragioni giudiziarie. E praticamente Giovanni Brusca rimase agnostico, sornione, non mi disse né sì né no, però io capii che non essendoci più quella relazione violenta che aveva avuto nel primo caso, era chi tace acconsente, non mi disse vai, ma non mi disse non vai. Quindi, mi scusi, c'è una differenza di comportamento la prima volta e la seconda volta. E lei seppe perché c'era stato questa diversità di comportamento da parte della stessa... Mi scusi, non la sento. Lei seppe perché Giovanni Brusca in un primo momento si era comportato nel modo che ha descritto? Chiaramente non c'era stato nessun aggancio
prima di questa cosa, cioè non avevano avuto ancora la possibilità di sentirsi. Poi io penso, sentirsi con chi, scusi? Sia con Lima che sia con Salvo. Poi? Penso io che si siano visti, perché per addirmi loro, e lei lo sa, Ignazio Salvo non era personaggio di poco conto, ed era persona serissima, per cui evidentemente se diceva una cosa così era. Io addirittura ho fatto proprio uno sgarbo a Salvo quando ho detto che non mi bastava, però avevo i miei buoni motivi, visto la reazione violenta di Giovanni Brusca: ti rompo tutte e due le gambe. Allora io sono andato di nuovo da Giovanni Brusca, e Giovanni Brusca è stato agnostico, non mi ha detto niente. Comunque io mi sono sentito autorizzato. E poi che cosa faccio? In sostanza, faccio come... Si impegnò per la corrente drottiana o no? Potete leggere il rapporto mafia-appalti. C'è un tratto che dice: il Sino girava per tutti i paesi come un pazzo. E io praticamente non ho fatto altro. Ci sono i riferimenti a questo rapporto? Ho girato. Ho girato tutti i paesi come un pazzo. Quindi mi faccia capire, queste sono le elezioni regionali del giugno del 91. Sì. Quindi sino al giugno del 91 c'è stato un appoggio da parte della mafia alla corrente andreottiana? No, dico a tappeto. Potete vedere il risultato dei voti a Ganci e a San Giuseppe Iato. Purpura ha fatto l'emplen. Sia a Ganci che a San Giuseppe Iato, che erano dei paesi dove io particolarmente avevo degli agganci di ordine, anche avevo molti operai, gente che lavoravano con me. Senta, lei poco fa, quando ha raccontato del dialogo che ha con Lima, sì, nel corso del quale gli riferisce della minaccia di Brusca, Lima sì, chiaramente non gli ho detto che l'avevo minacciato, sì, a Brusca. Va bene, aveva detto: ma pensano che il presidente se l'è scordato di quando hanno votato socialista? Ci può spiegare che cosa era accaduto a proposito di questa votazione per i socialisti da parte, sì, della mafia? Nel 1986 venne da me Giovanni Brusca e mi disse: Angelo, dobbiamo dare un segnale. Stiamo parlando nelle 86, si sono svolte le elezioni regionali. Le elezioni regionali, mi disse: Angelo, dobbiamo dare un segnale. Che significa? Domandai io. Significa che praticamente dobbiamo votare per un personaggio socialista. Dice: sì, socialista. Chi è questo personaggio? È un personaggio sconosciuto, Foni Barba. Foni Barba era un deputato, non so se era deputato o lo doveva diventare. Comunque, praticamente, non avendo altre situazioni, io in effetti, così, però molto, ma molto alla leggera, ho votato per questo Foni Barba, cioè ho fatto votare per questo Foni Barba. Giovanni Brusca mi diceva che era un segnale che dovevamo dare per fare vedere la potenza politica dei mafiosi. Dice che era un ordine che arrivava dall'alto. Io non andai all'indentro di questo discorso. Comunque, l'ho preso per quello che era. Diversa fu la situazione nell'87. Nell'87 si parlava già di elezioni nazionali. Non lo so se in che periodo eravamo, ma si parlava già di elezioni e di candidature, e c'erano anche si facevano dei nomi già ben precisi.
oppure già, forse, non lo so se erano, ma mi pare di no. Io conoscevo Fulvio Reina. Fulvio Reina è figlio di Peppe Reina, Giuseppe Reina, che allora era deputato socialista, deputato nazionale, originario di Casteltermini, che io conoscevo bene perché, per questioni sportive. Fulvio Reina un giorno, con aria salottiera, mi disse: sai Angelo, ti posso mandare Claudio? Ma Claudio chi? Claudio Martelli. Praticamente io ho detto: vabbè, mandami, però, ma prendendolo con beneficio di inventario, perché Reina, Fulvio era un ragazzo così brillante, ma non gli davo molto conto. Praticamente l'indomani io ero già uscito, ero andato al bar Collica ed ero in compagnia di Serafino Morici e stavamo prendendo il caffè quando arrivò qualcuno, non so se fu mio figlio, il portiere, qualcuno che mi avvisò di andare immediatamente a casa. A casa trovai l'onorevole Martelli, sorpreso. Si congratulò perché avevo dei quadri che a lui piacevano, disse che erano delle croste, non erano niente di eccezionale, diceva, comunque sono molto suggestivi. Grazie. Si accomodò e disse: mi dica. Ma lui mi guardava come se io dovevo già sapere che lui doveva venire a casa mia. Ci ho detto: ma prego. Dice: ma mi fece una tirata garantista, parlandomi male dei giudici che avevano troppo potere, una situazione che allora lui perorava, della situazione carceraria, di ogni tipo di situazione garantista. Ancora di più mi mise in preoccupazione, perché, ma questo perché sta venendo a farmi questo tipo di discorso a me? Ma mi preoccupai. E a un certo punto ho detto, dice: senta onorevole, io di tutte queste cose a me non mi interessa niente. Io ti posso dire una cosa, guardi che sono stato sempre democristiano e consigliere, sono ancora consigliere comunale della Democrazia Cristiana. Per cui chiaramente io le posso dire che, certamente per non essere scortese, ho detto che quando saprò di gente che vota socialista, le segnalerò la preferenza per lei. Allora si davano 4 preferenze, non una. Quindi questo rimase molto, ma molto turbato di questa cosa. Turbato in che senso e perché? Non lo so, come se praticamente io non gli dovevo rispondere in questo modo, come se doveva trovare un altro tipo di accoglienza da parte mia. E praticamente se ne andò molto, ma molto, tant'è che io le dissi che non si preoccupi, vedendo che era rimasto stranito, disse: non si preoccupi onorevole, guardi che io farò tutto il possibile, certamente all'interno delle persone che votano socialista. Mi recai immediatamente, no, un attimo, sì, forse mi recai a San Giuseppe e misi a corrente Valdassare di Maggio, a San Giuseppe, e misi a corrente a Valdassare di Maggio. Valdassare di Maggio era allora chiaramente era capo del mandamento mafioso di San Giuseppe, lo sapevo perché me l'avevano detto, però conoscevo anche le capacità intellettive del Di Maggio e mi disse: oh, Cubin, Martello, ma cosa, rimase lì. Non so se fu l'indomani della venuta dell'onorevole Martelli a casa mia o dopo qualche giorno, ma penso che sia stato proprio l'indomani. Venne da me
Emanuele Brusca. Emanuele Brusca mi disse, dice: Angelo, ma chi c'è, che cosa hai detto all'onorevole Martelli? Che votavi il Democristiano? Ma perché? Mi avete detto voi che devo votare per Martelli? No. E allora dice: senti Angelo, guarda, spicciati, dice, vedi di fare di tutto per votare Martelli in particolare. Guarda che quest'anno c'è ordine di scuderia, dobbiamo votare per Martelli. Va bene. Non c'è nessun per Martelli come persona o per il Partito Socialista? No, per il Partito Socialista e nella persona di Martelli. In quel momento mi fu detto Martelli. Invece dopo ho appreso che c'è stato un preciso accordo che mi fu detto da Pino Lipari. Un preciso accordo mi fu che si doveva andare fissi su una quartina di personaggi che erano l'onorevole Martelli, l'onorevole Reina, l'onorevole Adragna e l'onorevole Fiorino. Però mi pare che era con il senso che Adragna era l'ultimo della quartina. Può procedere il pubblico onesto. Signor Sino, lei sa se sì. L'indicazione da parte della mafia in occasione delle elezioni politiche del 1987 di votare il Partito Socialista fu data solo a Palermo o anche in altre zone della Sicilia? No, a Tappeto, in e tutta la Sicilia. Cosa sa su questo? Ma praticamente mi sono recato a Catania e parlando con Pippo Ercolano, che allora reggeva la famiglia mafiosa di Catania, mi disse che era arrivato l'ordine di votare per i socialisti e mi spiegò: ma stava a votare il socialista? Sì, sicuramente. Mi disse che già lui lo sapeva, aveva avuto occasione di parlare con l'onorevole Andò, Salvo Andò, tramite, mi pare, un suo segretario. Addirittura mi raccontò un episodio che era successo a Catania, che mentre c'era l'onorevole Andò e qualcuno del suo seguito, entrarono dentro l'Avimec, che era la società, era il posto dove c'era questa attività dell'Ercolano, e praticamente l'Andò si preoccupò moltissimo che ci fosse un'irruzione della polizia o dei carabinieri, delle forze dell'ordine, e l'Ercolano lo nascose sotto uno scalone mobile che aveva lui, che mascherava una specie di sotterraneo, e mi fece vedere come era combinato questa cosa. Cioè questo scalone si alzava idraulicamente e praticamente... Chi nascose? Chi? Andò. E da questo è stata una delle cose che mi ha fatto capire che era stato un discorso a tappeto. Era un segnale. E che risultato ebbe nell'86 Foni Barna? Ma diciamo un buon risultato, ma non eccezionale. Perché non eccezionale? Ma praticamente non è che poi hanno avuto questo grande apporto di voti, perché ancora veniva difficile indirizzare un elettorato che era stato sempre un elettorato democratico cristiano verso altri tipi di elettorato. Ho capito. Nell'87 invece che risultato si ebbe? Un eclatante, notevole. Praticamente il Partito Socialista aumentò di quasi 5 o 6 punti e praticamente ha avuto una serie di un grosso successo. Senta, lei ebbe modo di parlare con Lima di questo impegno di Cosa Nostra del Partito Socialista, del risultato dell'elezione all'87? Sì, praticamente parlammo con Lima di questa cosa, che aveva avuto già sentore di questa cosa, e lui pensava che fosse un'alzata d'ingegno di Ciancimino. Cioè? Però pensava che dietro questo accordo ci fosse Ciancimino. Accordo tra chi, scusi? Accordo tra gli amici, diceva lui, cioè che significava la mafia, e
i socialisti. Pensava che c'era Ciancimino. Poi Rima si preoccupò o non si preoccupò? Si preoccupò, era preoccupatissimo. Disse? Ecco, per riempire di contenuti questa preoccupazione. Praticamente mi disse qualcosa. Che erano dei pazzi a fidarsi dei socialisti. Comunque dice, dopo che io ho fatto sempre, ho detto, ho fatto un sacco di cose per loro, per queste cose ora mi stanno trattando in queste condizioni. Ma che cosa credono di fare? Vedranno chi sono i socialisti. Questi sono dei manciatari, cioè sono dei ladri, delle cose che praticamente non andranno mai, non avranno nessun tipo di affinità. In effetti fu così, cioè? Perché dopo non c'è stata una continuazione di questo tipo di rapporto. Delle elezioni. Comunque non dopo c'era... l'elezione dell'87, sì. La mafia votò più, appoggiò più il Partito Socialista? No.